Benvenuti nella Season 9. Voi sapete che io in ogni season devo assolutamente commentare il pass battaglia e dire se effettivamente, secondo me, vale la pena shopparlo oppure no. La risposta è sempre quella. In realtà il pass battaglia conviene sempre shopparlo, perché comunque dà tantissime skin, dà un sacco di roba, eccetera eccetera. Ma quello che dirò io è lamentarmi delle varie cose, se sono belle, se sono brutte, se potevano essere fatte meglio oppure no. Chiaramente io l'ho shoppato il pass, e se lo shoppate vi invito a shoppare col codice OptiPFI, ossia il supporto creatore che ho io. Così sostenete il canale, forza raga. Inoltre vi ricordo che i connessi donati puri si iscrivono assolutamente e attivano la campanella, e questo è molto molto importante. Detto ciò, buona visione. Ed eccoci qua su Fortnite. Allora, prima di tutto vediamo che è cambiato quello che è il menu iniziale. E battaglia reale in mezzo, poi c'è creativa e salva il mondo. Giochiamo. Vediamo anche che è cambiata quella che è la schermata di acquisto dei V-Bucks. Le cose nella mappa che sono cambiate sono pinnacoli pendenti, vulcano e corso commercio. Basta. Ma ora andiamo a vedere quello che è il pass battaglia. La prima skin che sblocchiamo è Rox, che assomiglia tipo a Tracer di Overwatch. Se devo dirvi la verità, è una skin che non mi piace, almeno, cioè, ha un tot di stili, questo è il suo ultimo stile, e da allora in poi cambia semplicemente colore, poi andremo a vedere come si sbloccano i vari colori. Se devo dire la verità, quello nero è il mio preferito, però non è che mi facciano chissà che impazzire, se devo dirvi la verità. Poi abbiamo la skin Sentinella, che è praticamente un pollo, cioè è proprio un pollo, ed è enorme sta skin, è gigantesca. Vabbè, poi questa schermata di caricamento ipnotizzato, che ci sta, non è niente male come schermata di caricamento, e poi la mimetica Sentinella. E se devo dirvi la verità, questa mimetica è, cioè, è dorata e bianca in realtà. Se non ci fossero state le robe rosse sarebbe stato meglio, secondo me. Poi Tubineo, che non mi piace proprio per niente, non... boh, proprio a me non piace. Fauci Feroci, questo invece è bellissimo. Questo piccone qua è spaventosamente bellissimo, perché lui ha i due picconi in mano e taglia così, cioè è veramente stupendo. Anche Lava Crescente, bellissimo, bellissimo questo qua. La Giustizia, ok, io non ascolto mai la musica. E qua vediamo la prima emote, evviva. Vabbè, è il tipo contento per chissà che robe. Probabilmente perché ha shoppato col codice supporto un creatore OptiPFI. Poi vediamo Rotazione Turbo, che è questo deltaplano qua, che ci sta, futuristico, cioè ci sta, ci sta. Maturo è il set I Giorni del Bunker, dove tipo appunto dopo vedremo perché si chiama così. E è tipo... è una banana che marcisce tipo sempre di più. Insieme a Pilota di Campo, il tipico deltaplano che danno gratis, che fa schifo, che è sempre quello, insomma. Poi abbiamo la mia prima skin preferita del pass, ossia Jonesy Bunker, ossia Jonesy Barbone, praticamente survivor di un bunker. E non so se l'avete capito questo, appena entrate su Fortnite lo capirete, perché vedrete quello che è il video di inizio season, che è bellissimo e che spiega perché lui è così. Poi vediamo Sgargiante, questa scia qua, che boh, vabbè, mi sembra ormai, le scie mi sembrano tutte uguali ormai. Poi Kyo, che è un robottino di un gattino tipo meccanico, vabbè, ci sta, ok. Maledetto, e non capisco perché si chiami Maledetto sta mimetica. La solita mimetica nera e blu, a dire il vero. Passo del Pollo, che tra l'altro è una cosa da attraversamento, quindi potete camminare così. Frisbee, un altro lo lancio e fine. Sbriciola Bunker, questo ci sta un sacco. Io il set dei Giorni del Bunker mi piace proprio tanto, quindi lo voglio completare bene e utilizzare, perché mi piace, è tipo un piccone rudimentale, mi piace. Colpo Scarlatto, devo dire che è il solito piccone che fa schifo, che, cioè, voglio dire, non è niente di speciale in realtà. Poi abbiamo la mimetica Troppo Inclinato. Non mi ispira sta mimetica. Finché non la vedo sulle armi non posso dire se è bella o no. Trombone Sfigato. Ok, carino, carino, carino. Kyo Viola. E poi abbiamo Vega. Vega è una specie di Calamity, sembra una specie di cowboy futuristica. È un po' strano. Ci sta, però Calamity mi piace di più. Poi Scia Banane, questa mi piace una vita. Casco di banane, la scia banane, tipo che ci sono le banane che si sbucciano mentre volano, boh, vabbè. After Bunker, un'altra canzoncina. Poi lo strumento di raccolta Vox. Ok, la macchia rosa, che di solito questa penso sia fatta apposta per quelle skin tipo tecnica, eccetera. Kyo nero. E finalmente, raga, un bel figo balletto. Questo è bellissimo. Quanto bello è sto balletto, a me fa impazzire, è spaventosamente figo. No, raga, è fighissimo, è fighissimo.
Poi vediamo il frisbee elegante, tipo futuristico, e Stratus. Stratus è un'altra skin bellissima, è tipo un survivor della tempesta, vedete che ha i vestiti un po' rotti, un po' violacei, ci sta una vita. Lui veramente mi piace tantissimo, sta skin. Kyo arancione, vabbè, ormai è solito robo. Colpo di fulmine, che non si sa perché... Ah, ok. Colpo di fulmine che è fighissima. Questa probabilmente è una delle mie scie preferite in assoluto, questa. Veramente, veramente stupenda. Vendicatore, non mi piace sto piccone. Sto deltaplano, non mi piace proprio per niente. Non so, saranno i miei gusti. La scia tempesta... La copertura tempesta, bellissima questa. Bellissima. Sicuro che la userò una vita. Sicuro. È troppo bella, secondo me. E Demi. Demi è la skin più bella di tutto il passo, secondo me. Cioè, guardatela che figa, con le cuffie rosse e nere come le mie, con quegli occhi rossi, con quei... Cioè, è proprio una figa da paura, con i tacchi a spillo, con... Cioè, raga, stupenda sta roba. La scia di plasma, ok, ci sta, cioè, normale. Altra musica, la sentinella, il pollo, no? Passo del relax... Cioè, vabbè, ok, non è... Poi abbiamo sovraccarico di potenza, un'altra mimetica che, ok, ci può stare. La sentinella versione oscura, quindi il pollo a livello 99 del pass diventa così. E venganza, che ha 11 stili e che, vi devo dire la verità, mi fanno schifo tutti. Cioè, la Epic Games ormai sta facendo che le ultime skin fanno un po' schifo, non so perché. Però, cioè, ditemi la verità, vi piace così tanto sta skin? A me non piace. Cioè, a me non sembra qualcosa di così speciale da dove... Cioè, io pensavo fosse la skin iniziale che dici, vabbè, dai, fa schifo, ma quella finale sarà figa. Invece no, boh, vabbè. Inoltre, una novità di questo pass è che adesso ci sono i Fortbyte. I Fortbyte compongono un'immagine una volta raccolti. E all'inizio se ne possono raccogliere 18, però in realtà non li puoi raccogliere 18, perché tipo devi arrivare al livello 100 del pass, quindi ora che lo completi, eccetera. E man mano che tipo questo Frostbite io l'ho già ottenuto, infatti vedete che c'è un pezzo dell'immagine accessibile attraverso Sentinella su un'isola congelata. E adesso vi lascerò una clip che vi fa vedere dove dovete andare per trovare, diciamo, questo pezzo qua, mentre usate la skin Sentinella. Dovete usare la skin Sentinella, che è la prima del pass. Questo, raga, è il Frostbite che si trova sull'isola congelata, ossia qua, tramite Sentinella. Bam. Questo è l'ombrello della vittoria, che io chiaramente, essendo un pro player, ho già sbloccato. Fighissimo, mi piace una vita, ci sta proprio tanto sto ombrello. Non si sa nulla sulla skin segreta ancora. Si sa solo che praticamente ogni singola skin c'ha le sue robe da sbloccare. Lui, per esempio, ha il mantello e l'ascia, quindi ha il mantello da survivor e l'ascia. Fauci feroci, cioè, Fauci feroci ce l'hai già, semplicemente gli sblocca un altro stile. Vega pure, c'ha i suoi stili e il suo piccone. Stratus c'ha il suo deltaplano, Aizza Brezza. E il suo zaino tracker, che vabbè, ci stanno. Demi c'ha il suo piccone e il suo zainetto, che vabbè, non capisco il suo zainetto che senso ha, però vabbè. Anche Venganza il suo match a ascia di piccone e il suo zainetto, che però mi fa schifo. Sentinella c'ha le ali e un balletto, propulsore di salto, che vabbè, ci sta, ok. Chiaramente però non sprecherei uno slot per sto balletto. Anche Rox c'ha le sue asce armoniche, che è il piccone. Il balletto stammi bene.